Oggi noi, come dire, facciamo una seconda puntata della Festa dell'Europa organizzata da Euromed e dall'Antenna Europe Direct. La Festa dell'Europa il 9 maggio l'abbiamo fatta a Villa Trabia con le scuole che hanno partecipato a diversi progetti durante l'anno, in particolare il Password, e che hanno messo insieme una serie di laboratori. Oggi abbiamo voluto fare invece una cosa più rivolta alle associazioni e soprattutto a questo mondo che lavora, tra virgolette, sui programmi comunitari, sui progetti, perché grazie anche alla disponibilità della dottoressa Maria Cristina Stimolo, qui sono tutti e quattro i ragazzi che sono all'ufficio siciliano di Bruxelles. Perché è importante? Perché noi crediamo che appunto il collegamento tra l'ufficio di Bruxelles, che è l'ufficio affari extraregionali, quindi la presidenza della regione, e le antenne Europe Direct e le associazioni che operano possano portare sempre di più quello che possiamo definire le buone pratiche di chi è riuscito come enti pubblici ma anche come privati a utilizzare, non solo appunto a spendere i fondi comunitari, ma anche riuscire a ricavare il maggior valore aggiunto. Noi dobbiamo pensare a una crescita della nostra realtà regionale nell'utilizzo dei fondi, ma anche nell'utilizzo e nel cambio di una mentalità. Con una battuta, il motto diffuso in Sicilia è quello del cane dell'ortolano: non cogliere, non fare cogliere. Il motto che invece noi vogliamo diffondere insieme anche all'ufficio di Bruxelles è quello di far sapere, di saper fare e soprattutto di far fare. Sì, siamo qua oggi per questa cosa importantissima, finalmente si parla d'Europa, devo dire anche in un modo tecnico, in un modo che racconta un po' qual è davvero l'efficacia dell'Europa sul territorio. Diciamo, sono qui a portare la mia testimonianza da, diciamo, vecchia assistente parlamentare, nuovo assessore in Sicilia, per raccontare un po' quali sono anche le mie sensazioni nel rapporto che la regione deve avere con l'Europa. Oggi ci troviamo qui a festeggiare l'Europa. Dobbiamo dire grazie a un grande statista, Schuman. Parleremo soprattutto di come spendere i soldi, che le risorse economiche che l'Europa mette a disposizione degli Stati membri. Purtroppo non li abbiamo saputi spendere fino adesso. L'unica regione che ha speso pochissimo. Speriamo che questi convegni servono a fare fatti e non fare discorsi evanescenti. La giornata di oggi, che prevede appunto la presentazione dei programmi di finanziamento europeo, rientra nell'ambito delle iniziative previste dall'antenna Europe Direct nell'ambito della Festa dell'Europa. Lo slogan appunto proprio di quest'anno, in vista proprio delle prossime elezioni al Parlamento europeo del 25 maggio, è proprio agire, reagire e decidere. Il nostro sportello ha proprio pensato di dedicare una giornata a quelli che sono proprio i programmi di finanziamento europeo, per fare capire ai cittadini, alle istituzioni e proprio appunto ai giovani che realmente che cosa l'Unione Europea può fare per loro e qual è il supporto e il sostegno che l'Unione Europea fa. E proprio per questo abbiamo pensato di, in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Sicilia, di presentare, di invitare i funzionari dell'ufficio di Bruxelles per la presentazione di quattro programmi, diciamo, quadro che coinvolgono e che, diciamo, abbracciano sia i finanziamenti che riguarda il mondo della scuola, quindi Erasmus for All, e il nuovo programma Europa Creativa rivolto alla cultura e alla creatività, il programma Horizon 2020 che riguarda il pacchetto, diciamo, sull'energia e sul clima, e un programma quadro alla cooperazione mediterranea, una prospettiva 2014-2020, proprio per far capire veramente ai cittadini che l'Unione Europea è vicino a loro e che attraverso questi programmi è possibile utilizzare i fondi comunitari.